Giustino nacque a Flavia Neapolis, oggi Sichem, in Samaria, nel secondo secolo d.C. e probabilmente era di origine romana. Giovane quieto, aveva cercato attraverso lo studio della filosofia la verità e con essa la felicità, senza peraltro raggiungerla. Si ritirò allora nel deserto, dove incontrò un vecchio saggio al quale confidò i suoi tormenti. Leggi i profeti, leggi il Vangelo, gli suggerì il vecchio, e troverai quello che cerchi. Giustino li lesse e la grazia di Dio gli illuminò la mente e gli riscaldò il cuore. Giustino non rinnegò per questo la filosofia. Anzi, trasse da essa motivi per dimostrare la sua ragionevolezza del cristianesimo. Lo fece scrivendo una celebre apologia e sostenendo accesi, alcuni dibattiti con una dura persecuzione contro il prefetto di Roma. Così Giustino venne processato. Ho studiato tutte le scienze, ma solo nella dottrina dei cristiani, religiosamente seguiti, ho trovato la verità, rispose al prefetto che lo interrogava nel giudizio. E poiché non si scostò da un passo dalla professione di fede pronunciata, venne condannato a morte. Fu decapitato dopo aver subito il tormento e l'ingiuria della flagellazione. La sua opera è assai importante per la comprensione del pensiero cristiano. San Giustino è il protettore di tutti i filosofi.